Buonasera a tutti, mi chiamo Davide e oggi vado a risolvere un importante problema, la scarsa autonomia degli smartphone. Mobility è il primo sistema che permette ad ogni smartphone di raggiungere i 3 giorni di autonomia, un prodotto universale, sottile e condivisibile anche da dispositivi diversi. L'idea di Mobility nasce da un concetto molto semplice: al giorno d'oggi la tecnologia ci permette davvero di fare tantissime cose. Pensiamo infatti ai nostri smartphone. Già sulla prima schermata ci viene mostrato cosa possiamo fare: scaricare musica, giocare, telefonare, fare davvero di tutto, infatti tutto è nelle nostre mani. Questo sintenso però si traduce in una sola cosa: nel pomeriggio, purtroppo, i nostri dispositivi saranno quasi sicuramente scarichi. E qui intervengono loro, dei power bank, batterie esterne che permettono di ricaricare il nostro dispositivo, ma con delle criticità. Sono ingombranti, hanno la necessità di diversi fili adattatori e, cosa peggiore, hanno una ricarica estremamente lenta. Da qui la nostra idea: una soluzione che sia sottile, leggera e allo stesso tempo estremamente potente. Un prodotto che è innovativo già a partire dal design, ultracompatto, molto sottile e molto leggero e con una capacità tale da poter ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in meno di 20 minuti. Il suo funzionamento in più è davvero molto semplice. Immaginiamo di avere 2 dispositivi completamente diversi, come può essere un iPhone e un Samsung, la nostra cover e il nostro power bank. Basterà semplicemente avvicinare la batteria al dispositivo, il quale, se scarico, si ricaricherà. Altrimenti Mobility rimarrà in stand-by, pronto per essere scambiato su un altro dispositivo che ne ha bisogno. Sappiamo anche bene, però, come nel mercato tecnologico l'imitazione sia un rischio possibile. Ed è per questo che abbiamo sviluppato Mobility non solo come hardware, ma abbiamo anche un software che fonda la sua tecnologia su questi 3 pilastri fondamentali. Mobility analizza e capisce quando il nostro smartphone sta per scaricarsi e lo ricarica in modo del tutto automatico, l'autonomia del dispositivo passa dallo 0 al 100% in meno di 20 minuti e in più non sarà neanche necessario ricaricare separatamente smartphone e powerbank, perché basterà tenere tutti e 2 vicini ed entrambi si ricaricheranno contemporaneamente. Tutto questo porta a un aumento delle prestazioni della batteria di oltre il 60% e un aumento dalla vita stessa della batteria del telefono di oltre il 40% come numero di ricariche. Il prezzo e la disponibilità. Abbiamo deciso di sviluppare 2 prodotti Mobility: la versione standard da 45 euro dedicata ai top di gamma standard, iPhone 7, S7, S8, e la versione Plus per i top di gamma più grandi, come ad esempio iPhone XS Max, S9 Plus, eccetera. Quanto è grande il mercato dei power bank? Un mercato fresco, davvero molto importante, 18 miliardi di dollari fino ad ora, ma la cosa più interessante è che dal 2016 al 2017 c'è registrato un aumento di oltre il 20%, quindi un trend forte ed in costante crescita. Le nostre proiezioni finanziarie: una volta sviluppato il prodotto, dalla vendita venderemo 20.000 unità tramite la campagna di crowdfunding, per poi raggiungere le 60.000 unità entro il 2021. Cosa ci rende unici? Sicuramente la facilità d'utilizzo del nostro prodotto, davvero molto semplice da utilizzare, e in più abbiamo anche una particolare attenzione per l'ambiente. Il nostro dispositivo infatti va a ridurne l'impatto per il pianeta. Aumentando la vita degli smartphone avremo meno materiale elettronico dover smaltire. Tutto questo ci permette di avere un prodotto tecnologicamente più avanzato ed anche molto più facile da utilizzare, che si posiziona nello stesso mercato dei competitor, però in una posizione di assoluto vantaggio. Dove siamo? Ci siamo costituiti a gennaio 2018, dopo aver vinto il bando PIN, abbiamo già terminato la fase di progettazione e prototipazione e arriveremo fino a febbraio 2020, in cui partiremo con la produzione di Mobility. Il team è composto, oltre che da me, dell'ingegner Ciaccia, CFO e co-founder del progetto, e da diversi importanti partnership, tra cui Officine 080 per la prototipazione e l'ingegnerizzazione, e da Metafora, un team di designer ed esperti in marketing. Siamo alla ricerca di un investimento da 300.000 euro che ci permetterà di sviluppare il più innovativo e tecnologico power bank al mondo, un prodotto che con sé porta un grandissimo valore. Ciò che rappresenta infatti è tanto importante quanto ciò che è la garanzia di poter sempre comunicare in totale comodità. Grazie. Un paio di domande al volo. Sì.
Dove avete pensato di produrlo questo power bank, considerando che la maggior parte, cioè il 100% dei vostri competitor sono aziende cinesi che dal lato loro hanno... La creazione del prodotto verrà fatta in Italia, però l'assemblaggio sarà esternalizzato in Cina per una questione di costi e anche per una questione di campagna di crowdfunding che faremo su Kickstarter. Quindi è molto più veloce e anche molto più economico per noi e per chi compra avere questa produzione esterna dal territorio nazionale. Ricordo tempo fa di aver visto alcune power bank che utilizzavano il comunque diciamo lo standard open che è Qi, diciamo per la carica wireless. Sì. Diciamo perché diciamo dovrei utilizzare uno standard proprietario che mi richiede una cover proprietaria piuttosto che il tipo di ricarica che noi utilizziamo non è una ricarica wireless, è una ricarica magnetica di nostro brevetto. All'interno della cover ci sono questi pin magnetici che permettono praticamente una ricarica molto ma molto più veloce rispetto alla ricarica con il chip okay. NFC. È praticamente come se tu ricaricassi col filo anche se il filo non lo hai. Okay. Ecco perché è costituito da cover e power bank. Grazie. Ci sono domande dal comitato? Sì. Sì, Alfredo Brescia, Fincons. Come pensate che il mercato dei giovani che sono attratti dalle cover, da cover anche particolari, possa essere attratto, cioè dall'imposizione di una cover proprietaria? Normalmente al giorno d'oggi si stanno sviluppando molto le skin più delle cover. Visto che i telefoni ormai costano davvero tanto, è vero che la cover ormai è un accessorio che serve a personalizzare il dispositivo, ma tra la sfida tra personalizzarlo e renderlo più performante, visto che i giovani d'oggi utilizzano il telefono in maniera insomma interessante, importante, daremo la possibilità di personalizzarlo con diverse cover, però per mantenere la linea pulita dei dispositivi, che insomma è una linea originale, è una linea riconoscibile, svilupperemo delle cover sempre personalizzate da noi, però che mantengono il nostro marchio comunque visibile sia sulla cover che sul power bank. I power bank sono anche personalizzabili per colore, quindi ci sono anche diversi colori di prodotto, quindi abbiamo sviluppati diversi per rendere un po' più accattivante. Sì, l'altro tema è aumentare la vita del cellulare, anche contrario ai venditori di cellulari che tendono a sempre propinarci nuovi modelli. C'è stata però una bella sfida quest'anno tra la Huawei e l'America, in cui insomma hanno combattuto molto sul litio, sulle trivelazioni del litio, e è stato messo in evidenza come i prodotti sono sempre più costosi e il cliente medio cerca di utilizzare per più tempo possibile. Quindi un prodotto che ti tutela, ti dà più longevità, è un prodotto comunque che ti aiuta a evitare il cambio. Poi ovviamente è un accessorio, quindi anche altre case insomma cercheranno di venderlo, va? Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a voi, grazie.